Hello boys, qui fuori Seno TV, è il vostro Randy Papero con il nostro nuovo collaboratore, Mr. Gennaro Martinetti, my great friend dei tempi di asilo infantile. Ricordi Gennaro la nostra maestra? Ah oui, quant'era brava la signora maestra, ci faceva mettere en genou sui fagioli secchi. E noi, che avevamo fame, ce li mangiavamo! Gennaro da oggi lavora con Fuori Seno TV. Naturalmente, è assunto a tempo indeterminato. My friend Gennaro potrà così integrare sua misera pensione al minimo. Governo ladro. Oui, mon ami Randy Papero, ma concretamente cosa devo fare? Don't worry, my friend. Hai tutto il tempo di imparare. Voglio farti vedere un filmato e ti chiederò di commentarlo. Let's go with our clip! Era il 24 settembre scorso e a Frosinone c'era la festa del PD in Torriziani Square. Tutto il traffico era stato deviato nel centro storico. Questo filmato è stato realizzato dagli abitanti e messo su Facebook per protesta. Credo che Sindaco Marini, che si è vantato di aver migliorato qualità di vita cittadina, abbia perso molti consensi. Cosa potrebbe fare per recuperare? Se fossi un complottista, penserei che qualcuno degli organizzatori della festa lo abbia voluto danneggiare. My dear Gennaro, sei sempre stato un ottimista. Se quello che dici fosse vero, ciò significherebbe che c'è vita nel PD. Ma forse, maybe, la risposta è più semplice. Nessuno ci ha messo la capa. Forse in quel partito si intendono di traffici più che di traffico. Ah, Cenerino, my friend. Meno male che il comma 29 non è ancora legge. Potrebbero obbligarci ad una smentita. E allora, ragazzi, la domanda è: il problema di Frosinone è il traffico oppure i traffici? Randy Papero e Gennaro Martinetti da Fuori Seno TV in trasferta a Frosinone City. Bye boys!